Buona giornata, benvenuti ad ore 12, buongiorno a tutti, un'altra giornata in nostra compagnia, un'ora e venti per con ospiti, iniziative e tante notizie. Allora Giovanni Palisto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Cristina Coppola, buongiorno a tutti i nostri telespettatori e telespettatrici, come sempre impegnati e impegnate a quest'ora, no? Chi ci segue da casa, beh insomma è un'ora cruciale questa per predisporre il tutto in vista del pranzo di mezzogiorno. E noi vi terremo anche oggi compagnia con qualche spunto di riflessione, in qualche caso, qualche evento che sta per arrivare a Cremona e provincia. Per esempio parleremo di un seminario, un convegno dedicato all'agricoltura annunciato dagli ex dello Stanga per giovedì prossimo, tra poco avremo altri particolari. E poi Cristina? Conosceremo il nuovo presidente delle botteghe del centro di Cremona e con lui avremo l'occasione così per parlare un po' della situazione del commercio di Cremona, dei progetti futuri, anche in vista di questo Natale che come sempre vedrà impegnatissimi i commercianti cremonesi. Ma il nuovo presidente è quello eletto ieri? Quello eletto ieri. Però siamo sul pezzo. Siamo sul pezzo. Bene, certo. Quindi conosceremo Eugenio Marchesi. Poi torneremo a parlare di Ugo Tognazzi, ne abbiamo parlato già in diverse occasioni, a 25 anni dalla scomparsa. È stato anche realizzato un volume intitolato Io lo conoscevo bene, una serie di testimonianze raccolte dalla professoressa Elena Mosconi, responsabile dell'archivio Tognazzi, e torneremo a parlarne nel corso della nostra puntata. E poi conosceremo anche una realtà che è molto molto vicino a noi, perché proprio qua accanto sul Porto Canale parleremo di cross, di motocross, del circuito che si trova. Ah no, il Porto Canale non c'entra? No, non c'entra, ah, okay. non sono moto d'acqua. È un circuito che si trova proprio nelle nostre vicinanze e scopriremo che è un circuito comunque molto amato e molto considerato da chi pratica questo sport. Quanto era di moda nella mia gioventù il motocross, il Fantic, sì. Se lo ricorda il Fantic. Beh, insomma, però mi pare che anche adesso continui, no? Ad essere molto gettonato. Beh, la passione gettonato per le due ruote c'è da sempre. Poi siamo proprio all'indomani della sconfitta, questa gara che ha visto perdere Valentino Rossi, e magari parleremo anche, se qua si tratta di motocross, analizzeremo così, parleremo anche di questo. Venerdì prossimo all'Auditorium della Camera di Commercio ci sarà un concerto di Cristiano Paluan, un concerto in ricordo del pianista Alberto Bruni, scomparso drammaticamente in un incidente stradale lo scorso mese di luglio. Ne parleremo proprio con Paluan, nostro ospite, insieme a Roberto Codazzi. Io però, se sei d'accordo, in apertura di puntata vorrei fare un augurio speciale di buon compleanno. Noi non lo facciamo mai, noi in ore 12 non auguriamo mai buon compleanno ai nostri conoscenti, telespettatori o a personalità anche di un certo rilievo. Ma oggi vogliamo farlo perché è un compleanno di quelli importanti, 102 anni. Stiamo parlando del professor Mario Coppetti, scultore, noto scultore, già insegnante e amministratore comunale, figura nota a Cremona anche per la disponibilità nei confronti di tutti. È stato già festeggiato ufficialmente l'altra mattina, ma naturalmente vogliamo ricordare questo traguardo, appunto i 102 anni del professor Coppetti, e lo facciamo con un servizio del nostro Dario Murri, che ha avuto occasione più volte di intervistarlo, ma se ricorderete era venuto ospite anche nel nostro salotto di ore 12. Allora l'augurio da tutti noi a Mario Coppetti. Il 10 novembre Mario Coppetti compirà 102 anni, una lunga esistenza, la sua dedicata alla comunità di cui è parte e che ha servito con dedizione, una fede incrollabile nei valori della libertà, della democrazia, della giustizia e del progresso sociale, un'interpretazione dell'insegnamento come missione educativa, un impegno artistico dedicato al bello, ma soprattutto alla trasmissione di memoria e valori. Classe 1913, Mario Coppetti è uno dei patriarchi viventi a Cremona. Scolpisce da quando aveva 13 anni. Artista ma anche politico, socialista democratico e autorevole antifascista. È stato fra l'altro vice sindaco e assessore all'urbanistica in comune, presidente dell'ANPI provinciale. Artista e uomo generoso, Coppetti ha attraversato così quasi tutto il Novecento senza mai abbandonare l'impegno civile e la passione per l'arte. A Cremona suoi il monumento per la resistenza al cimitero, la statua di Mazzini in Piazza Roma, quella di Leonida Bissolati al liceo scientifico, ma anche il busto in bronzo di Claudio Monteverdi, che arricchisce la platea di grandi cremonesi proprio ai giardini pubblici cittadini, cui si è aggiunto recentemente l'omaggio a un altro grande cremonese, Ugo Tognazzi, di cui ha realizzato e donato
donato alla città un busto in bronzo in occasione dei 25 anni dalla scomparsa. Qui lo vediamo proprio con uno dei figli di Tognazzi, Ricky. Ma non si possono dimenticare la commovente pietà donata dall'artista a Cremona e collocata nel Tempio dei Caduti della Resistenza, e il pallone dietro al filo spinato che, collocato e donato allo Stadio Zini, ricorda il calciatore grigio-rosso Vittorio Staccione, che in omaggio alla lotta per la libertà finì la sua esistenza in un campo di concentramento tedesco. A dispetto, o forse proprio in virtù dei suoi 102 anni, Mario Coppetti continua instancabile il suo lavoro, non solo scolpendo nell'ultimo anno interviste, articoli, memorie, attività editoriali proprie, come Mario Coppetti Scultore, antologia di immagini e approfondimenti, e ancora la celebrazione con un profilo didascalico del 70° anniversario della Liberazione. Un anno così intenso e una vita così piena e intensa che meritano di essere celebrati e condivisi. Un bel ricordo a Mario Coppetti, quello del nostro Dario Murri. E comunque buon lavoro, insomma, perché 102 anni in piena attività e sempre molto attivo. Un abbraccio al professor Coppetti. Andiamo avanti ricordando qualche appuntamento previsto per queste ore. Torna una proposta cinematografica piuttosto particolare, doppia proiezione alle 15.30 e alle 21 al Cine Chaplin Pompei dal British Museum di Londra. Sapete che c'è questo ciclo dedicato all'arte, al cinema, ebbene in questo caso si ritorna a una mostra che ottenne un grande successo al British Museum di Londra tra marzo e settembre del 2013. Durante la mostra venne appunto girato questo film che viene proposto oggi alla Chaplin alle 15.30 e alle 21. Per la musica, una serata jazz da quinto a Picenengo, un concerto extra oltre a quello del giovedì sera. Infatti questa sera ci sarà un altro concerto con Emiliano Vernizzi, Alex Sgobbio e Nick White. Una proposta nel pomeriggio targata Archivio di Stato e non solo, che ci consente di tornare sulla Prima Guerra Mondiale vista da un punto di vista femminile, quindi il ruolo di mogli e compagne, comunque delle donne durante la Prima Guerra Mondiale. Se ne parlerà questo pomeriggio alle 17 presso l'Archivio di Stato. A Crema torna un appuntamento con la 15ª edizione del Viaggio attraverso le immagini, il ciclo di videoproiezioni dedicate alla memoria di Elena San Giovanni, amante dei viaggi, un ciclo anche quest'anno curato da Andreina Castellazzi. Si ricomincia questa sera con il primo ospite, Stefano Negri, che presenterà una videoproiezione riguardante le popolazioni, i villaggi, i riti di Togo e Benin. Oh, e poi cara Cristina, sai che oggi torna l'appuntamento con l'asta degli oggetti ritrovati, infatti è in corso questa mattina. Stavo pensando quasi di andarci, vuoi andare? Guarda, ci sono soprattutto biciclette di ogni foggia e colore, sono un po' gli oggetti che sono stati smarriti, il comune li ha raccolti appunto nell'ufficio oggetti smarriti e poi questa mattina c'è stata l'asta ai magazzini in via dell'Annona. Allora, biciclette, leggevo poi bracciali, orologi, un braccialetto in stoffa, occhiali da vista, anche griffati, un accordatore per strumenti, un giubbino in pelle, guide turistiche, una protesi. No, una protesi no. L'hai aggiunto tu, no, preso, ma tu hai mai perso qualcosa di prezioso? No, no, io sono molto attento e anche un po' braccino corto, quindi prima di perdere qualcosa, insomma, mi arrabbierei troppo. Non ti è mai capitato? Sì, l'ombrello, ma diciamo che per non perderlo non lo uso, non lo utilizzo, quindi il problema è risolto. No, in genere, insomma, tendo a, insomma, essere piuttosto attento, però capita, e poi dopo aver detto questa cosa, ovviamente perderò di tutto. Chissà se le guide turistiche saranno in inglese o in altro, in italiano, giapponese, assolutamente. Inutilizzabili. Se nel caso fossero d'inglese, ecco, le vedi? Nostre guide turistiche, potremmo provare ad impararlo, a scoprire qualche vocabolo in più, perché abbiamo pronta la nostra Laura Papi con una delle sue pillole di inglese. Ascoltiamole insieme. Hello, my name is Laura and I am your English teacher. La lezione di oggi è per chi ha già un livello alto, diciamo intermedio di inglese, perché appunto andiamo a vedere i phrasal verbs. Allora, cosa sono i phrasal verbs? I phrasal verbs sono composizioni formate da un verbo seguito da una preposizione o da un avverbio.
In questo caso oggi ci riferiamo al viaggio, perché andiamo appunto a vedere dei phrasal verbs legati a travel. Travel appunto è viaggiare. Ne ho scelti tre, che sono diciamo i più famosi da utilizzare in questa lezione. Il primo è check out. Beh, il check out, voglio sperare che qualsiasi italiano oramai sappia di che cosa stiamo parlando, perché tra aeroporti, hotel, è una parola che ormai è entrata anche nell'italiano corrente. Però guardiamo meglio cos'è. Check out appunto significa pay the bill when leaving an hotel, quindi pagare il conto quando lasciamo un hotel. Vediamo un esempio semplice che tutti riescono a capire. Jen checked out of the hotel. Jen ha fatto il check out dall'hotel, quindi ha pagato il suo conto e è andata via. Secondo phrasal verbs. Ecco, questo è quello che servirebbe a me. Get away, quindi take a vacation, especially because you need rest. Quindi, get away significa fare una vacanza, specialmente perché hai bisogno di riposo. Quindi, mi raccomando, il rest non è il resto, è il riposo, mi raccomando. Grande differenza. Quindi, se avete fatto le ferie, siete ritornati dalla monotonia della bellissima ridente cittadina di Cremona, ma siete stressati appunto dal lavoro e vorreste andare di nuovo in vacanza, il termine da usare in inglese è to get away. Vediamo l'esempio. I would love to get away and go to the beach next week. Mi piacerebbe andare via e andare alla spiaggia la prossima settimana. Terzo e ultimo phrasal verbs, ce ne sono tanti altri, io però ne ho scelti diciamo i tre più famosi, sempre secondo il mio parere. To stop over, cioè to stay at a place for a night or more on the way to somewhere else. Questo è per chi magari piace fare viaggi diciamo lunghi per visitare mete lontane. Quando noi per esempio vogliamo andare a Singapore, per dire, e non c'è il volo diretto, ma ci dobbiamo fermare per una notte o di più in un'altra città per andare a Singapore, quello diciamo si chiama to stop over, quindi fermarsi per un po' in una cittadina o in una città per poi raggiungere la meta finale. Vediamo l'esempio. They stopped over in Amsterdam on their way to Brazil. Si sono fermati ad Amsterdam mentre erano in viaggio verso il Brasile. Quindi la loro meta finale era il Brasile, ma hanno dovuto fermarsi per una notte o più, certo, basta che non sia la vacanza, ecco. Si sono dovuti fermare in Amsterdam. Quindi, ricapitoliamo, phrasal verbs è una composizione tra un verbo e una preposizione o un avverbio. Con la lezione di oggi ho scelto tre phrasal verbs con la parola travel, viaggiare o viaggio. Abbiamo visto il primo che è il check out, che è quello che ormai è entrato nel colloquio italiano, nel colloquiale italiano, che appunto è pagare il conto quando si lascia un hotel. Poi get away, che è quello che serve a me, cioè prendere una vacanza quando si ha bisogno di un po' di riposo, e infine to stop over, cioè quando magari andiamo a fare un viaggio lungo e dobbiamo fermarci ad una meta momentanea appunto per magari fare il cambio d'aereo, anche è possibile, e quindi utilizziamo il stop over. E con questo abbiamo finito la lezione di oggi. See you soon, bye bye. Eccoci di nuovo insieme a ore 12 in diretta con i nostri ospiti, i primi ospiti di oggi, di fatto, che ci consentono di annunciare un evento previsto per dopodomani, giovedì 12 novembre. Una riflessione sulle origini dell'agricoltura, utile anche a comprendere l'attualità per quanto riguarda molti eventi economici e sociali, nonché tecnici. Si terrà appunto giovedì 12 l'incontro intitolato Le origini dell'agricoltura.
agricoltura, cause e conseguenze di millenni di selezione. E allora, per approfondire il tema, abbiamo invitato la presidente dell'ADIAS che organizza l'incontro. Vi ricordo che l'ADIAS è l'associazione diplomati dell'Istituto Agrario Stang di Cremona. Abbiamo anche un consigliere dell'ADIAS, Marcello Soldi, e uno dei relatori, Davide Persico, dell'Università di Parma e per inciso anche sindaco di San Daniele Po. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, Cavedagni, questo incontro sulle origini dell'agricoltura, l'anno scorso già avevate ottenuto, ne avevamo parlato anche a ore 12, un molto interesse in merito all'evento che avevate organizzato sulle trasformazioni genetiche, se non ricordo male. Sì, e infatti l'anno scorso avevamo parlato delle biotecnologie. Anche in previsione dell'Expo, e di conseguenza avevamo parlato proprio degli ultimi ritrovati. Quest'anno invece si pensava di ritornare alle origini, cioè proprio fare un passaggio dalle origini fino ai giorni nostri. Ecco, sono riuscita quest'anno, insieme appunto al Consiglio, siamo riusciti ad avere delle personalità, quindi non soltanto a livello tecnico ma proprio a livello culturale. Infatti l'intenzione era quella di aprire completamente a tutti, non soltanto ai tecnici o alle persone del settore, anche perché la storia dell'agricoltura è una cosa, si parla dalle origini, infatti qui c'è il dottor Persico, il quale parlerà per primo, perché parlerà appunto delle origini dell'agricoltura e della storia iniziale. Ecco, direi che quest'anno oltretutto a me dispiace perché sono due anni che è ripartito il Consiglio e l'ADIAS, perché è stato fermo per tantissimi anni. Però vedo che la partecipazione all'ADIAS è fatta soprattutto di persone già, non dico attempate per carità, però persone già grandi, già uscite da tanto tempo. Beh, questo nonostante l'Istituto Stang continui, insomma, sì, a diplomare, ecco, decine e decine, quello che se vorrei non far centinaia di studenti. Infatti quello che vorrei far capire è far partecipare all'ADIAS soprattutto i ragazzi giovani, e invece sfuggono. Eh beh, insomma, sfuggono, non sfuggono solo all'ADIAS, sfuggono. Se i ragazzi giovani. Però sfuggono a tanti ecco, schemi. Devo dire che per quanto riguarda l'istituto sono uscite personalità tipo il dottor Persico, perché prima di diventare paleontologo è stato mio allievo, quindi, ecco. Fa piacere sottolinearlo, ecco. E quest'anno, oltre al dottor Persico, ci sarà anche il professor Giuseppe Bertoni, che anche lui era uscito ai anni passati allo Stang, il quale parlerà appunto delle origini degli allevamenti e a livello zootecnico, e è stato per tantissimi anni professore all'Università Cattolica di Piacenza. Poi ci sarà il professor Tommaso Maggiore, il quale anche lui è rinomato ricercatore soprattutto dell'Università di Milano, nella facoltà soprattutto di patologia vegetale. Poi ci sarà il professor Negrini, il quale parlerà del DNA e dell'evoluzione degli animali nella storia. E poi per ultimo il dottor Cauzzi, che è un altro perito agrario che si è laureato a Pavia, che parlerà proprio delle trasformazioni vegetali dalle origini ad oggi. Ecco, questi sono i relatori appunto che sono annunciati per questo appuntamento che comincerà giovedì alle 9 all'Aula Magna dell'Istituto Tecnico Agrario Stang in via Milano a Cremona. Ecco, perché si diceva Soldi che questo appuntamento, cioè vuol dire riscoprire un po' le origini, aiuta anche a interpretare l'attualità? Beh, appunto io rappresento appunto gli ex studenti che hanno fatto la scelta, finita la scuola, appunto di entrare direttamente nel mondo dell'agricoltura. Quindi agricoltura vuol dire presente, vuol dire però anche un occhio al passato e speriamo anche una finestra sul futuro, anche se purtroppo attualmente ci sono molti dubbi, la protesta del latte che c'è in ballo adesso. Cioè, dice un settore insomma che comunque deve scontare non come tutti i settori, stiamo cercando di trovare delle nuove strategie, ecco, per avere una prospettiva buona per il futuro. Ecco, lei quando ha deciso di avvicinarsi all'ADIAS?
quando eri nata recentemente, 2 anni sì, fa. Sì, praticamente sì, attraverso i convegni, gli incontri, le cene. Sì, perché solitamente le riunioni si fanno prima e poi la cena dopo. Ecco, ma perché è importante un'associazione che riunisce gli ex dello Stang? Perché comunque siamo, fondamentalmente siamo una grande famiglia, siamo tanti, siamo rimasti amici anche dopo e chiaramente questa possibilità di diventare amici anche con i professori per me è magnifico, ecco. E quindi poi comunque effettivamente dà la possibilità, è una finestra veramente ampia su queste collaborazioni che danno la possibilità di arrivare anche a creare questi convegni che secondo me sono veramente importanti. Ecco, rimane una formazione fondamentale per chi poi si vuole avvicinare, no, a un certo tipo di attività professionale, insomma. Sì, quindi sì, è una buona base. Sì, sì, sì. Ma chi ha fatto lo Stang lo porta nel cuore. Ma perché? Veramente? Perché? Ma perché è così, forse la scuola, adesso un po' meno, però proprio è la scuola stessa che crea, ma non soltanto tra gli insegnanti, ma anche con i ragazzi. E proprio lo portiamo dentro, cioè io sono in pensione da 2 anni, ma io sinceramente non posso staccarmi dallo Stang. Io devo avere un piede dentro. Infatti, effettivamente, sono ancora. Allora, professore Davide Persico dell'Università di Parma, dicevamo che lei aprirà un po' giovedì i lavori ripercorrendo un po' quella che è stata l'evoluzione, perché il convegno vuole proprio dare una testimonianza della domesticazione di piante e animali, nascita della società e dell'economia, quindi veramente un excursus molto molto lungo nel corso di migliaia di secoli, insomma. Esatto. E quindi che cosa ci può insegnare questo excursus? Beh, questo excursus ci insegnerà molto perché, vabbè, io mi occupo di preistoria, quindi di paleontologia, e quindi mi occuperò di aprire questo dibattito cercando di aprire quelle finestre che poi andranno colmate dagli altri relatori a riguardo di quella che è stata l'evoluzione dell'agricoltura nella nostra pianura. Io parlerò proprio di origine. Però riallacciandomi un attimo ai discorsi che si facevano prima, perché è importante l'ADIAS. L'ADIAS è fondamentale perché è un cordone ombelicale che non si spezza tra quelli che sono gli ex studenti, gli ex insegnanti e la scuola. E convegni di questo tipo sono fondamentali non solo dal punto di vista informativo, culturale e scientifico, ma anche per procacciare nuovi membri di questa associazione e soprattutto per indirizzare gli attuali studenti verso corsi di studio che siano universitari, che siano superiori, diciamo, a quello che è l'insegnamento che ricevono allo Stanga. Io sono molto orgoglioso di partecipare a questo convegno da ex studente e soprattutto con Erika, che è stata la mia insegnante, ma in strada. Lo Stang è sempre stata una scuola assolutamente rinomata a Cremona con forti potenzialità. Io devo dire che ho affrontato delle discipline scientifiche all'università, ma le ho affrontate in scioltezza, nel senso che la preparazione allo Stang era assolutamente ottimale, con basi di anatomia, di botanica, di agronomia assolutamente intense e importanti, che hanno permesso di affrontare l'università aggiungendo un qualcosa in più a una base solida importante. E questi convegni hanno questo scopo, far vedere fino a dove si può arrivare, quali obiettivi si possono raggiungere, come si possono gestire le aziende in maniera oculata con una preparazione seria, e di conseguenza ben vengano questi interventi e, ripeto, sono molto orgoglioso di poter aprire un dibattito di questo tipo. Ci può dare una piccola anticipazione, non so, qualche curiosità legata a questa evoluzione? Sì, io parlerò appunto di come si è originata la pianura in tempi un po' ristretti, perché abbiamo 30 minuti ciascuno, come si è originata la pianura, quali faune si sono succedute sulla nostra pianura, che sono il riflesso di fasi climatiche che si sono succedute, quindi una vera e propria evoluzione, un cambiamento dell'ambiente che è mutato fino all'arrivo di Homo neanderthalensis e Homo sapiens. Con Homo sapiens poi l'ambiente è stato mutato da una specie, quindi una specie che ha volontariamente cambiato l'ambiente, il fine dei propri scopi in pratica, e dall'Homo sapiens appunto.
questa estremizzazione, diciamo, di necessità e risorse ha portato alla condizione agraria attuale della nostra pianura, che non deve necessariamente essere visto come un male o un bene solo economico, ma è anche un bene dal punto di vista culturale, ma anche in alcuni casi ambientale, diciamo. E questo ha portato in maniera intrinseca all'evoluzione di specie che prima erano selvatiche e che adesso sono varietà che vengono allevate allo stato domestico, ma che sono semplicemente il risultato di una plasmabilità che è stata esercitata dall'uomo su specie che si è ritrovato in questo territorio, oppure quando ha preso la sua importanza, importanza demografica, diciamo, ha importato in questa pianura e le ha rese ottimali per essere allevate in questa regione. E questa è una cosa straordinaria. Alla faccia delle biotecnologie. E questo è straordinario, perché si vede la potenzialità umana, che è data da un'intelligenza assolutamente non comune tra le altre specie, ed è quella di poter plasmare le altre specie sfruttando quella che è l'evoluzione naturale delle specie, però rendendola una selezione artificiale e producendo dei prodotti che sono finalizzati al proprio benessere. Ecco, ma lei da paleontologo riesce a tenersi fuori da tutte le polemiche legate alle biotecnologie? Ma io mi occupo di animali morti, non parlano, quindi sto tranquillo. Però le polemiche in genere sono anche utili. Io le vedo come un'utilità, una discussione aperta che non può far altro che incrementare, diciamo, sì, quelle che sono le conoscenze. La discussione è aperta, però la chiusura sull'argomento in Italia rimane totale. Beh, ma andremo incontro a delle aperture. Lei è fiducioso? Io assolutamente sì, sono fiducioso. Stoppare la ricerca scientifica a priori senza un ragionamento di base è una cosa sbagliata. Va affrontata con dettaglio e sicuramente con le dovute cautele, però va affrontata. La pensa così anche chi è sul campo, nel caso di dire? Beh, noi diciamo che come giovani agricoltori, io faccio parte di un'associazione di giovani agricoltori, e siamo aperti appunto alla sperimentazione, anche noi appunto lo stesso discorso, non ci vogliamo chiudere nel nostro guscio tra virgolette e poter dare appunto la possibilità di capire se queste nuove tecnologie hanno effettivamente un futuro, ecco, possono dare un miglioramento. Bisogna appunto sempre andarci con i guanti, perché appunto... Certo, ecco, come dicevamo, un settore comunque difficile anche per chi opera magari da giovane imprenditore, insomma. Qual è il pericolo più grande, il pericolo maggiore, il nemico tra virgolette? Perché si parla, no, in certi settori di multinazionali, in altri settori invece, non so, di rapporti difficili con l'ambiente, la gestione di aspetti... Il discorso sta molto, secondo me, anche nell'italianità, nel credere nei nostri prodotti e quindi dare la possibilità appunto di creare movimento a quello che noi produciamo dalla nostra terra. Le polemiche sicuramente forti sono quelle che oggi siamo in forte competizione con i prodotti che arrivano dall'estero e che rovinano un mercato, quindi rovinano anche la nostra realtà di essere agricoltori, di allevare, di coltivare la terra. Ad oggi c'è anche la produzione di energia, però sicuramente l'agricoltura, la coltivazione e l'allevamento sono veramente in difficoltà al giorno d'oggi. Sono in difficoltà anche perché probabilmente le regole del gioco sono un po' diverse forse altrove. Non dimentichiamo che anche in Italia bisogna fare i conti con quello che è l'impatto ambientale di un'agricoltura intensiva, di un allevamento intensivo, quindi ci sono per fortuna regole da rispettare che a volte sono abbastanza severe, insomma, no? E quindi, sì, sì, sì. Mentre in altre zone probabilmente da questo punto di vista... È un altro... Un altro degli aspetti da valutare. Bene, dobbiamo salutarci. Voleva aggiungere, professoressa? Quindi avete sentito che non è soltanto un convegno adatto per persone proprio del settore. Quindi è aperto a tutti, perché è interessante anche per chi, ad esempio, studia lettere, quindi
siete invitati tutti. Senz'altro è una riflessione a 360 gradi su quelle che sono state le origini dell'agricoltura, tutta l'evoluzione, ma poi ci sono naturalmente anche aspetti legati all'attualità. Allora, vi ricordo, giovedì 12 dalle 9 Aula Magna dell'Istituto Tecnico Stanga di Cremona. Via Milano. Grazie alla professoressa Erika Cavedagna, presidente dell'ADIAS, che è l'associazione dei diplomati dello Stanga. Grazie anche al consigliere Marcello Soldi e al professor Davide Persico dell'Università di Parma, che sarà appunto uno dei relatori giovedì. Grazie allora. Grazie a voi. A questo punto sento rombare motori, Cristina. Giovanni, qua stiamo rombando. Vi presento il nostro prossimo ospite, Giorgio Mazzolari, che è il presidente del Motoclub Cremona, che ha in gestione la pista di motocross di Cremona, il Crossdromo Città di Cremona. Benvenuto. Buongiorno a tutti. E allora, intanto una pista che è proprio qua dietro l'angolo, ci ha messo poco, ci ha messo poco ad arrivare, e che ha una storia però che arriva molto, da molto lontano. È nata nel 1970, è nata circa 50 anni fa. Comunque fa parte del Motoclub Cremona. Il Motoclub Cremona è nato nel 1925, quindi una società diciamo con parecchi anni. Tra un po' festeggiate i 100 anni, manca poco. Spero di essere ancora presidente per festeggiare i 100 anni di questa attività, di questo motoclub. E una volta si correva in città, facevano gare di moto. In Viale Po, no? Sì, Viale Po, poi sulla via Giuseppina, abbiamo tante foto storiche. Poi nel 70 è nata questa pista perché il motocross si stava, diciamo, sviluppando. Nel 79 purtroppo l'hanno chiusa per motivi vari, e nell'83 io e l'amico Fabio Moreni, purtroppo che è comparso anni fa in Bosnia, e Gianmario Lena di Torre Picenardi abbiamo diciamo avuto i permessi per rifare la pista col demanio, col comune, e l'abbiamo rifatta, e io è dall'83 che sono lì. Sono lì tutti i giorni, l'abbiamo aperta tutti i giorni, ecco, tempo è permettendo. Aperta tutti i giorni, tutti i giorni, perché da lunedì alla domenica, esatto, e Po, e fiume Po, e permettendo. E dopo il nostro amico, nemico fiume Po. Perché siete in area demaniale, ha avuto anche dei danni di recente. Io ho una paura, perché adesso ci sono delle giornate magnifiche, no? Ma io ho mai visto che a novembre ci siano delle giornate splendide così. E ho paura che magari mi faccia uno scherzo, che dopo cambia il tempo, magari fa 15 giorni di acqua e dopo il nostro Po mi fa scappare. E cosa succede quando cresce il fiume? Dobbiamo portare via tutto, ed è una fatica, perché siamo là in tre gatti, tre pensionati, e quindi dobbiamo, poi abbiamo, diciamo, per fortuna abbiamo l'ospitalità della famiglia Bergamaschi, che è lì vicino a noi, che da anni ci aiuta, ci ha sempre aiutato, e voglio salutare la signora Iole, che è una persona squisita e brava, e figlio Massimo e Laura. E quindi dobbiamo scappare via. E poi dopo ritorniamo, dopo giorni e giorni, dobbiamo farci sulle maniche e rifare di fatto la pista. Rifare, lavare, insomma. Ce n'è. Però ce n'è. Insomma, siete come, ecco qua abbiamo proprio un'immagine della pista. Ci vorrebbe fare le gare di motoscafi. Esatto, invece che... Ecco, lei mi dice, siamo in tre pensionati, è vero? Sì, siete in pochi, siamo molti, in tanti, sono un soci, centinaio. Però, diciamo, la disponibilità del pensionato è che è a casa dal lavoro. È a casa dal lavoro. Io lo facevo già quando questo... lavoravo, perché lavoravo in ospedale, quindi avevo degli orari che le finivo alle 4 e andavo lì, e poi ci siamo attrezzati con dei mezzi, con dei trattori, con delle ruspe, per sistemare la pista, quindi è una pista preferita da moltissima, cioè vengono giù da tutta Europa, ma abbiamo avuto anche il principe del Kuwait. E questo che volevo dire, siete tre pensionati, però avete creato un circuito di livello baracca, internazionale, sì, sì. Dove si svolgono competizioni molto sì, piuttosto abbiamo fatto rilevanti. Delle gare internazionali, e l'anno prossimo abbiamo già in calendario tre gare di titolo italiano, ma anche internazionale. Abbiamo la selettiva junior in aprile, abbiamo l'internazionale di quad e sidecar cross in giugno, e a settembre abbiamo il trofeo Mauro Franzini, che è il famoso preparatore di moto di Vescovato, che è stato uno dei nostri, diciamo, è stato quello che ci ha ispirato.
e lì facciamo l'italiano moto d'epoca. Ecco, ma coltivate anche dei talenti, avete dei piloti di casa, avete una squadra? Allora, c'è una bella storia da raccontare. Anni fa, 10 anni fa, è arrivato un tedesco con la roulotte, un po' scassata, diciamo, insomma, furgone, e aveva un bambino. E un bambino di quanti anni? Di 5 anni, di nome Brian. E questo bambino si è messo a girare in pista. A 5 anni? Sì, perché cominciano avevate 4 anni i bambini. Con le mini moto, sì, abbiamo fatto, anche quest'anno abbiamo fatto una scuola organizzata dall'FMI per far imparare i bambini a... Quindi a 5 anni girava già in pista. A 5 anni aveva pista. La sua motorina, una Kawasaki un po' scassata, e si è messo a girare. Io lo vedo, e dice, lo questo, guardo, questo mi sa che ha la stoffa. Che sto bambino fa delle cose, e come, insomma, uno nasce col talento, no? Come Valentino Rossi, diciamo, che nasce col talento. Questo bambino faceva delle cose con una motorina legata un po' col filo di ferro, e ho capito che questo ragazzo aveva qualcosa di più del normale. Allora il papà era un liutaio, però era venuto via da Taiwan e cercava lavoro qua a Cremona perché non riusciva, diciamo, a essere competitivo là a Taiwan. E purtroppo cercava una casa, aveva bisogno di sistemarsi, e noi l'abbiamo aiutato, abbiamo trovato la casa qua a Cavati Gozzi. E quindi Brian però e continuava Brian, man mano, a andare in cresceva, moto e l'abbiamo iscritto al nostro motoclub e tutto. Questo bambino ha cominciato a vincere l'europeo nel 65, mondiale supercross con gli 85, mondiale 85, mondiale 125, insomma. Però il problema è un altro, che questo bambino ha corso anche con l'italiano, con gli altri ragazzi. La federazione italiana non ha capito di avere in mano un talento. Un talento. Un po' anche perché i genitori dei nostri ragazzi, un po' gelosi di sto bambino che riusciva a fare delle cose più facili degli altri. Insomma, fatto sta che i tedeschi l'hanno visto correre e ce l'hanno portato via. Quindi adesso questo ragazzo, che adesso ha 16 anni. 16 anni, quest'anno, cioè il 2016 farà il mondiale, adesso ha fatto l'europeo. Comunque ce l'hanno portato via, è diventato, la Suzuki l'ha visto e l'ha tenuto sotto contratto, quindi è ufficiale Suzuki, e questo ragazzo è una promessa. Ed è partito da Cremona grazie alla vostra accoglienza, grazie alla vostra... Parte da Cremona con la roulotte, cioè adesso è un motorhome, e va a correre dappertutto, e sabato scorso ha... Ma lui vive ancora a Cremona, sì, quindi? Sì, vive ancora a Cavati Gozzi, va a scuola a Cavati Gozzi, quando ci va, perché è sempre in giro per le gare. Eccolo qua, visto che l'abbiamo trovato prontamente. Si chiama Brian Xu, ha il cognome della mamma, che è una di Taiwan. Si sono conosciuti, papà ungherese e mamma di Taiwan, si sono conosciuti in America e avremmo potuto averlo con i nostri colori, già, con il nome di Cremona. Dei titoli italiani. Comunque, vabbè, il motoclub Cremona, e per mezzo anche del motocross, non è l'ultimo arrivato nel mondo delle corse. Siamo vice campioni del mondo per ben due volte nella classe 500. Abbiamo vinto titoli europei nelle supermotard e anche con Brian. E titoli italiani e a Iosa titoli regionali. E grazie regionali. Anche a questa pista, che lei mi diceva essere una pista molto tecnica e veloce. È veloce e tecnica, quindi va bene sia ai piloti che fanno il mondiale, per esempio ieri avevamo giù dei belgi, dei russi che facevano l'allenamento. E sia anche per gli amatori. Perché vengono a allenarsi a Cremona? Prima di tutto perché diciamo che nel nord Europa purtroppo l'inverno non è mite come il nostro. Soprattutto in questo periodo. Quindi loro cominciano ad avere già la neve. Scelgono allora, il circuito Cremona, di Cremona. Essendo in riva al Po, la pista è misto sabbia. Se anche piove, non esageratamente, si riesce sempre a girare. E noi riusciamo con i nostri mezzi a tirarla in maniera che si può girare. Ma sempre. Ci sono anche dei ragazzi locali di Cremona, sì, che sì, corrono, abbiamo anche dei ragazzi. Perché c'è la possibilità di entrare. Sì, però adesso, come adesso, il motocross è diventato un po' uno sport costoso. Quindi un po' con la crisi così c'è un po' di Quanto di calo. Costa venire a fare una giornata? Ma no, la giornata in se stessa alla pista costa 20 euro. Quindi non, cioè, non è che dalle 9 fino alle 5 d'inverno, dalle 9 alle 6 d'estate. Il trasporto. È la moto che costa, il trasporto. Poi dopo
Io correvo, le prime volte che correvo mettevo la moto sulla capote, poi mi sono preso il carrello. Adesso vengono giù con dei motorhome da 7-8 metri, quindi... Hanno la possibilità però di parcheggiarli e di campeggiare all'interno della pista. Sì, perché abbiamo creato il parcheggio con le prese di corrente, l'acqua calda per le docce e diciamo il gabinetto e tutto, quindi... Quindi abbiamo quasi un campeggio tutto attrezzato, sì, dove si fermano, abbiamo dei clienti, chiamiamoli clienti, che sono anni che vengono. Io ho fatto amicizia con una coppia di olandesi, con degli olandesi, che sono 25 anni che vengono a Cremona, hanno imparato l'italiano e gli ho fatto imparare anche il dialetto. È così, ma una cosa, io non voglio farmi, visto che è ospite oggi nostro di ore 12, voglio approfittare per fare un paio di domande invece, certo, su Valentino Rossi, perché ho scoperto che voi nella vostra clubhouse avete seguito la gara, ma soprattutto che lei conosce Valentino Rossi e lo aspetta. Sono già stato a casa due volte, a casa sua, conosco anche il papà che è un tipo originale, molto simpatico. Purtroppo io dalla gara di Sepang ho visto che il mondiale per lui era perso. Cioè, diciamolo francamente, partire da ultimo e arrivare primo è un po' difficile, un'impresa. A meno che succedeva qualcosa a Lorenzo, ma purtroppo è andata così. Io sono molto amareggiato perché avevo già in mente di preparare la bandiera gialla con un 10 in oro, perché io a casa mia a Bordolano ho un 46 pitturato sulla casa, è una bandiera sempre esposta, quando si rompe la cambio perché l'ho presa là a Tabuglia da Valentino. E allora Valentino Rossi, che però è appassionato ovviamente di moto a 360 gradi, sto per aspettando, cui va anche sui moto da cross. Sì, già Melandri, Gianola, Pirovano, Romboni Melandri viene ancora. E aspettavo Valentino, e sono stato due volte a dirglielo anche là a casa sua, e mi ha detto sì Giorgio verrò, perché abbiamo anche degli amici in comune. Però purtroppo gli impegni che ha, e poi si era fatto male, così, insomma, alla fine lo sto ancora aspettando. Lo stiamo aspettando, mi raccomando, perché ma quando viene Valentino a provare, tutti ci chiama. Quelli che dicono forse viene Valentino, e mi raccomando, chiamami. Mi raccomando, chiami anche ore 12 che veniamo a conoscere e intervistare Valentino Rossi. Sì. Va bene, grazie a Giorgio Mazzolari, complimenti, e complimenti anche perché effettivamente a Cremona si dice, no, nemo profeta in patria, a Cremona non tutti sanno che esiste una pista da cross di livello internazionale. Non tutti lo sanno. Ma da noi è venuto anche persino il principe del Dubai con la sua squadra corse, che poverini, col suo motodrome tutto d'oro, andavano, no? Me. Però anche lui è venuto a girare Cremona, quindi è un orgoglio, è un onore, insomma, diciamo. Grazie, avanti così allora. Speriamo. Per noi qualche istante di pausa e poi torneremo ancora con ore 12 e con altri ospiti. Bentornati ad ore 12. Allora, siamo molto orgogliosi di avere, credo, nella prima uscita pubblica il nuovo presidente delle botteghe del centro di Cremona, Eugenio Marchesi. Benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, buongiorno. Mi hai fatto veramente l'onore di venire prima di tutto a ore 12 a raccontare un po' di questa impresa che avete vissuto ieri. Intanto, dove è nata l'idea di creare una squadra e soprattutto quando è nata? Allora, prima di tutto l'odore è tutto mio. Questa idea di creare la squadra è nata da un gruppo di ragazzi giovani delle botteghe del centro, che in modo assolutamente spontaneo hanno dato vita a una chat che si chiamava Cremona siamo noi. Sono stato coinvolto in questa chat perché mi sono stati chiesti pareri, mi sono stati chiesti consigli, mi è stato chiesto di affiancare qualche iniziativa, e poi comunque tutto questo andava per conto suo, diciamo. Poi siamo arrivati alle elezioni. Io ho visto qualche giorno fa, forse un mesetto fa, che ho detto ma sì, proviamo questa impresa, l'ho letto su Facebook, no? Che hai scritto buttiamoci in questa impresa. Però forse è stato addirittura 10 giorni fa. Ecco, sì. È stata proprio una scelta recentissima. Mi è stato chiesto di rappresentare questa lista, e io mi ero assolutamente in linea e d'accordo con tutte quelle che erano le loro idee. Allora mi sono buttato in questa impresa. Ti aspettavi il successo? Scarto minimo, lo sappiamo. Ci abbiamo sempre sperato, abbiamo lavorato perché questo succedesse, hanno lavorato benissimo
tutti i ragazzi della squadra, andando per i negozi, portando avanti le nostre idee, portando avanti tutti quelli che potevano essere i progetti nel breve e nel lungo periodo. Hanno ricevuto un sacco di consensi e lo stupore è stato il numero di persone che siamo riusciti a portare alle elezioni lunedì mattina. Vecchi commercianti storici di Cremona sono venuti a votare, non si vedevano da tempo. Anche perché questo comunque è un momento, il tuo sarà un incarico di particolare importanza, perché il momento del commercio cremonese non è proprio dei migliori, insomma stiamo attraversando un periodo con chiusure, strade anche tipiche del commercio cremonese che hanno buchi neri, possiamo chiamarli, parlo di Corso Campi, parlo di Corso Garibaldi, quindi non sarà comunque un'impresa facile. Assolutamente no, questo fa un po' di tristezza a tutti, vedere i negozi chiusi a Cremona, perché comunque Cremona è una bella città, il centro storico di Cremona è molto bello. E secondo me bisogna pensare di portare avanti comunque un'idea che è un po' globale, che il centro di Cremona non può vivere con i negozi chiusi, deve vivere per forza con i negozi aperti. I negozi non possono vivere solo esclusivamente con attività rivolte agli abitanti del centro di Cremona. Per cui è necessario allargare quest'area di afflusso verso Cremona, ritornando ad essere attrattivi per tutti i paesi limitrofi e per le periferie di Cremona. Perché in ogni caso Cremona non può vivere solo di grandi eventi e vivere solo di turismo, è un progetto un po' troppo a lungo termine questo. I grandi eventi portano tanta gente a Cremona, però non portano lavoro ai commercianti del centro. Gente che vede Cremona tornerà se è piaciuta. Però noi dobbiamo pensare comunque di far frequentare Cremona nel quotidiano da molte più persone di quante non la frequentino adesso. E allora cosa è in programma il tuo gruppo? Cosa sta pensando? Anche se ovviamente la nomina è estremamente fresca, quindi immagino che dovrete ancora lavorare molto su quello che sarà il programma. Certo. Allora, prima di tutto vogliamo lavorare sulla condivisione degli intenti. Troppo spesso i commercianti del centro di Cremona non sono stati coinvolti nelle decisioni prese dai vari direttivi che si sono susseguiti nel tempo. Quindi un sistema di comunicazione, aiutandoci anche con le nuove tecnologie, perché tutti sappiano tutto, e questo secondo me è la cosa più importante. Anche perché tu di nuove tecnologie te ne intendi sicuramente. Qualcosa capisco. Quindi innanzitutto una comunicazione aperta, una comunicazione trasparente, un coinvolgimento di tutti nelle decisioni prese e nelle scelte che si intenderà fare. Questa mattina sulla nostra chat poi sono emerse anche un po' di modalità nuove, tipo caffè, aperitivi negli angoli vari della città, di persone che si incontrano e si confrontano, perché poi portare le idee attraverso delle mail o attraverso la tecnologia non è sempre così facile, perché non sempre si riescono a comunicare proprio gli intenti, le difficoltà e le sintesi che portano a certe scelte. Quindi secondo me prima di tutto parlarci tanto, ascoltare le idee di tutti e poi arrivare a una sintesi che naturalmente non potrà accontentare tutti, però comunque una sintesi motivata e condivisa. Ecco, uno dei temi molto dibattuti dai commercianti e non solo è quello della ZTL. Come vi ponete rispetto? Ma sai, la ZTL è un problema antico. La ZTL è molto bella da realizzare, non è una cosa in sé ideologicamente sbagliata. Però purtroppo nel breve noi dobbiamo pensare di far aumentare l'affluenza in città. Se mettiamo troppe barriere la gente non viene volentieri. E comunque si spaventa. Proprio questa mattina parlavo con una signora di Cremona che doveva svolgere delle commissioni in città e si lamentava che i parcheggi erano troppo cari. I parcheggi sono cari a Cremona, perché rispetto ad altre città, sono anche più turistiche della nostra, sono estremamente cari. E questo comunque è una barriera. Poi mi dice, se devo andare a mangiare un gelato in centro e mi costa più di parcheggio che di gelato, chiaramente non mi muovo. E quindi trovare una sintesi sul tema ZTL, aperture, parcheggi, mi rendo conto che non è una cosa semplicissima.
però sicuramente non è con l'estensione oggi dalla ZTL che si può risolvere un problema di affluenza in centro Cremona, anzi questo porterebbe ancora un impoverimento della frequentazione del centro. Anche perché dobbiamo pensare che sta arrivando il Natale, che è il periodo più redditizio per il commercio, e quindi bisognerà affrontarlo nel migliore dei modi. Anche su questo dovrete darvi da fare in tempi brevissimi. Infatti adesso ci dobbiamo incontrare in tempi brevissimi proprio per anche decidere delle cose molto pratiche, tipo le luminarie, quanto costano, chi le fa, chi non le fa, cosa si fa. Ci sono progetti anche molto belli di illuminazione, per cui adesso andiamo proprio nel concreto in questo periodo. Quanto aiutano le luminarie? Tu che comunque avendo un negozio anche in centro sai un po', hai il polso della situazione, il fatto di rendere bella una città per Natale effettivamente richiama più acquirenti, più clienti anche da fuori? Secondo me sì, perché noi dobbiamo proprio vincere sul bello. Troppe bancarelle di scarsa qualità girano per Cremona e in vari eventi. Secondo me Cremona comunque deve vincere sul bello. Ho letto proprio stamattina l'intervista di Coppetti, leggetela perché è troppo bella, e lui appunto sostiene che il centro di Cremona non è più bello come una volta perché è troppo frequentato da bancarelle inutili. E io sono assolutamente d'accordo con lui. E secondo me, se pensiamo che la gente si sposta per andare ai mercatini di Natale nelle varie città perché presentano le città come se fossero dei salotti, io credo che Cremona può vincere con il bello questa sfida nei confronti dei centri commerciali che abbiamo intorno, se riusciamo a veramente attrezzare Cremona in un modo che la gente senta la necessità di almeno di andare a vedere che cosa è stato fatto. E questo, a mio avviso, è importante realizzarlo e realizzarlo bene. Anche quelle che sono le aperture domenicali, al di là del Natale, dico anche quando ci sono gli eventi, perché spesso si dice, faccio un esempio recente, la maratonina, perché tenere aperto? In fondo chi viene a fare la maratonina non è detto che poi abbia il tempo o la voglia di entrare nei negozi, però insomma dai l'immagine di una città comunque viva, di una città che ha voglia anche di mettersi in mostra, anche su questo forse dovrete... Io sono assolutamente d'accordo sulle aperture, infatti qui vorrei poi trovare il consenso di tutti i commercianti. Adesso scateniamo già polemica primo giorno. No, nessuna polemica, perché comunque dobbiamo dare l'idea di una città che accoglie. Poi io sono d'accordo che alcuni eventi, alcune situazioni non portano degli interessi immediati in quella circostanza. Però se tutto questo è combinato con eventi di qualità e con un quotidiano che aumenta, secondo me potrebbe questo far sì che Cremona ricominci a ripartire. Certo, non è la ZTL, non è il centro di Cremona che ha portato la crisi oggi in Italia o la crisi nel commercio, però abbiamo degli strumenti per poter superare queste cose o cercare di superarle. Quindi io dico, portiamo delle idee, cerchiamo di superarle insieme. Io spero che l'amministrazione ci aiuti in questi progetti e che sia dalla nostra parte, perché comunque le botteghe chiuse a Cremona non fanno il bene di nessuno. Ecco, ma una cosa ti chiedo, ma come mai molti negozi restano chiusi? Cioè quando si parla di affitti, che alcuni sono anche molto alti e non incentivano l'apertura di nuovi negozi, perché non c'è una sensibilità anche nel provare ad abbassare quelli che sono gli affitti della città, almeno è quello che si dice, poi sì. Detto magari visto dall'interno e visto da voi invece i problemi possono essere diversi. Ma no, sicuramente l'affitto alto non aiuta, perché è un costo in più, è un costo troppo alto. Ma perché preferiscono a volte tenere il negozio sfitto piuttosto che abbassare il canone d'affitto? Non lo so, perché forse sperano sempre di trovare qualcuno che dia loro i soldi che si aspettano di prendere. Però nel frattempo la città soffre. Però secondo me non è solo un problema di affitti. Quando il conto economico di un'azienda non torna, è perché manca la gente a comprare, poi potremmo avere anche un costo più alto di 500 euro al mese, ma questo non risolve il problema. Il problema è far arrivare gente, e poi parliamo anche di affitti. Però il primo problema è far sì che la gente torni a frequentare il centro di Cremona. Più gente viene, più opportunità abbiamo, e a questo punto poi sarà l'abilità dell'imprenditore riuscire ad accattivarsi la simpatia delle persone che passano, e dopo da qui poi si possono fare tanti altri discorsi.
E adesso quali saranno i prossimi impegni, quindi i prossimi tuoi impegni insieme alla tua squadra da portare avanti? Ma guarda, i primissimi... Cosa c'è dietro l'angolo? Ma i primissimi, te l'ho detto, proprio questo sistema di comunicazione per coinvolgere tutti, nel pratico le luminarie, nel pratico gli angoli dei caffè o degli aperitivi. Quindi stiamo parlando proprio del mese di novembre. Del mese di novembre e del mese di dicembre. Dicembre. Poi sicuramente abbiamo dei programmi per far sì che il turismo si incrementi, per far sì un accordo col Museo del Violino. Ho visto che ci sono anche molti ragazzi giovani comunque nella tua squadra. Soprattutto che stanno portando una ventata d'aria fresca. Certo, mi sono fatto coinvolgere per stare in mezzo ai giovani. No? Mi sembra giusto. Ma qualche così, come la vivono invece i più giovani questo tipo di lavoro e di impegno e anche di rischio dal punto di vista economico? Hanno un entusiasmo contagioso. Io mi sono fatto contagiare dal loro entusiasmo. Loro ci credono e si stanno impegnando al massimo per far sì che Cremona possa ripartire. Loro veramente sono stracarichi e quindi non hanno nessuna paura. Ti senti insomma anche protetto, motivato sostenuto, da una squadra che ha tanta voglia di fare e soprattutto una squadra che vuole lasciarsi dietro tutte le polemiche nel modo migliore, proprio perché vogliamo rifondare le botteghe e questo è il nostro obiettivo. Quindi rifondare le botteghe del centro, ma anche tra di loro, quali sono le sensazioni, cioè i problemi che ti sottopongono, i problemi reali proprio come commercianti, che cosa lamentano i più giovani, dico, rispetto alla situazione cremonese? Ma sai, sono tutte attività diverse, per cui faccio fatica non c'è un leitmotiv. Leitmotiv è e quindi forse che ancora non c'è più gente. Difficile esatto. Per andare il a cercare è che di non c'è gente. I problemi. Poi ogni tipo di attività ha i suoi problemi, che è difficile mettere insieme, perché il ristorante ha problemi di un tipo, che so, l'ottico ha problemi di un altro tipo, io con i negozi di telefonia, poi dal punto di vista pratico è un'attività ancora diversa. Quindi non c'è proprio, l'unico tema è che manca gente, non abbiamo gente che entra in negozio. Quindi non abbiamo gente. E quindi che... a questo punto fai fatica a lavorare. Quindi non bastano i cremonesi, bisogna invitare comunque anche clienti, nuovi clienti da fuori. Sentiamola da un piacentino. No, ma è così, perché sfrutto... Sì, è un problema che riguarda un po' tutte le città, anche se notavo una contraddizione. Lei dice deve essere un salotto il centro città, però in salotto le auto non ci sono. È vero, però bisogna facilitare l'accesso a questo salotto. Per cui il problema, certo, nessuno vuole le auto in Corso Campi, nessuno vuole le auto in Corso Mazzini, nessuno vuole le auto là dove non ci possono essere. Però bisogna fare in modo che le auto arrivino vicino a questi punti. Se le teniamo troppo lontane, con dei servizi che non esistono per portare la gente in centro, e poi sappiamo benissimo questa cosa, perché noi ci eravamo battuti all'epoca perché rimanesse aperto il Serpentone fino in Piazza Marconi. Quello non avrebbe dato fastidio a nessuno. Il messaggio era stato: teniamolo sempre aperto per non creare confusione. Esatto, nella sugli testa orari, della gente. Perché effettivamente è così. Perché io quando arrivo in centro dico: ma vado, non vado, sarà aperto, sarà chiuso. E quindi il messaggio lì non era chiaro. Dopo andiamo a discutere che il parcheggio di Piazza Marconi costa tanto. Ora intanto cominciamo a portare gente. Se portiamo gente forse riusciamo a concordare anche le tariffe più basse. Quindi bisogna comunque arrivare in certi punti e arrivare in modo facile. E poi comunque dopo dobbiamo dare un'offerta di qualità. Ecco, nei confronti dell'amministrazione comunale manterrete un atteggiamento così piuttosto chiuso e duro oppure sono annunciate aperture? Ma noi atteggiamenti duri e chiusi non li abbiamo mai avuti. Beh, insomma c'è chi dice che effettivamente questo è stato un po' alla base, no? Anche di queste tensioni, di queste settimane. No, assolutamente no. Massima condivisione, perché comunque i progetti vanno portati avanti insieme. Anche perché poi loro hanno un ruolo importante in tutte queste cose. Certo. Per cui loro decidono e si tratta di decidere insieme e cercare di portare avanti quelle che secondo noi sono le esigenze, ma non dei commercianti, le esigenze di Cremona. Proprio perché uno come lei che arriva da Castelvetro Piacentino, proprio parlando prima, Castelvetro Piacentino ha sempre gravitato tanto su Cremona. Certo. Adesso molto meno, perché noi in fondo alla sfida dobbiamo vincerla contro i centri commerciali che abbiamo tanto vicino. E sono troppo vicini alla città, ma ormai ci sono. Altri. E stanno crescendo altri. Per cui noi dobbiamo comunque puntare assolutamente sul bello, ma anche sulla facilità di accesso.
Indubbiamente. E ricordiamo che appunto ieri c'è stato questo momento così chiarificatore, speriamo che metta una parola definitiva su queste tensioni. Lei ha vinto solo per un voto, quindi bisogna anche ricordare i vinti, onore ai vinti, certo, onore a Daniela Romani e anche a Paolo Mantovani. Bravissima, preparatissima, una persona fantastica, per cui credo e spero di poter condividere anche con loro le iniziative che vogliamo portare avanti. E beh, insomma, questo, visto un po' la divisione che rimane... È stata una divisione momentanea, secondo me. Lei annuncia adesso... una riunificazione. Ma perché le botteghe del centro non sono mai state divise, sostanzialmente. Certo. Quindi non ha senso che ci siano due botteghe del centro. Secondo me bisogna trovare comunque un territorio comune su cui lavorare. Perfetto. E allora, in bocca al lupo, crepi, da parte nostra. Grazie. Grazie Eugenio Marchesi, presidente neoeletto delle botteghe del centro, ospite questa mattina di ore 12. Per noi qualche istante di pausa e poi ci ritroveremo per gli ultimi ospiti della mattinata. Di nuovo insieme con gli ultimi ospiti per questa puntata, ancora una volta il martedì, come sapete, nell'ultima parte della nostra trasmissione parliamo di musica e in questo caso parliamo di un concerto annunciato per venerdì prossimo all'Auditorium della Camera di Commercio. Protagonista il pianista Cristiano Paluan, che è oggi ospite, grazie anche alla, come sempre, preziosissima collaborazione di Roberto Codazzi. Ciao Roberto. Ciao. Allora, chi ci hai portato oggi? Cristiano Paluan, che è uno dei più bravi e più noti pianisti della nostra provincia. Lui è casalese, ma insegna all'Istituto Monteverdi di Cremona e alla Scuola Galmozzi di Crema, per cui è molto impegnato anche sul fronte didattico. E tra l'altro è protagonista di uno degli appuntamenti del nostro ciclo Il Concerto, che va in onda il sabato sera, e una delle prossime puntate sarà per l'appunto dedicata a lui. E vediamo di capire il programma di questo appuntamento, che è doppiamente importante sia perché coincide con la giornata del patrono della città, Sant'Omo Bono, sia perché è in ricordo di Alberto Bruni, che è stato recentemente scomparso, musicista molto noto e molto amato in città. Cristiano. Sì, ricordo che il concerto sarà mio, ma anche del baritono Valentino Salvini, col quale ho collaborato numerose volte in vari eventi. Questo per dovere proprio di cronaca. Il concerto appunto sarà incentrato su un programma interamente verdiano, autore che particolarmente amava il maestro Bruno, il maestro Bruni, che è tragicamente scomparso in questo incidente. Io non ho avuto l'occasione di conoscere personalmente il maestro, però i miei colleghi, da Valentino Salvini a Patrizia Bernelice e tanti altri, mi hanno sempre decantato le sue grandi qualità, e umane e anche artistiche. E questo appunto è stato un evento che Valentino Salvini ha voluto organizzare insieme con la mia presenza, proprio per rendere omaggio a questo tragico evento. Il programma sarà interamente verdiano, come ho appena detto, con le arie più celebri tratte dalle opere più famose di Verdi, alternate al pianoforte con dei brani solistici da me proposti, con varie fantasie e preludi, non so, per citare il preludio della Traviata, che tutti conoscono, oppure fantasie di bravura sui temi del Don Carlo e via dicendo. Insomma, diciamo che Verdi è sempre una sicurezza. Verdi è sempre una sicurezza, in questo caso sarà proprio il pilastro fondante del concerto. Ecco, tutto dicevamo per ricordare il maestro Alberto Bruni, che è scomparso in seguito a un tragico incidente qualche mese fa, se non ricordo male, a Livorno, durante un periodo di vacanza. E, ecco, vogliamo ricordare, abbiamo anche un filmato forse che ci mostra Alberto Bruni, Roberto. Sì, scomparso il 6 luglio, lui era del 63, per cui era poco più che cinquantenne, ed era uno dei musicisti per l'appunto più conosciuti negli ultimi anni a Cremona, soprattutto perché la sua attività era poi molto differenziata e molto articolata anche nel campo della lirica, oltre che del pianoforte. E proprio per questo l'omaggio con la lirica è doppiamente significativo. Lui era, per esempio, il pianista accompagnatore del coro Ponchielli Vertova, a cui si riferiscono queste immagini. Questo è un concerto al Teatro Ponchielli, vedo anche Nadia Petrenko.
e si era un po' specializzato proprio in quel repertorio, che è un tipo di specializzazione per il pianista, e non è facile, perché il pianista che lavora nel campo della lirica deve a sua volta cantare, cioè deve imparare i respiri del canto, della lirica, e lui era molto bravo in questo. E poi metteva anche le sue virtù. Lui era diplomato a pieni voti al Conservatorio di Mantova, poi si era perfezionato a Parma e aveva intrapreso giovanissimo una carriera importante. Io lo ricordo parecchi anni fa, giovane, ai primi debutti concertistici nel Ridotto del Ponchielli, un programma di pezzi difficilissimi. Ricordo, qui c'è un pianista molto bravo, l'Islamei di Balakirev, che è considerato uno dei pezzi in assoluto, una parete di sesto grado, un Everest del repertorio. Poi la Danza del Fuoco di De Faglia, cioè un programma proprio ad altissimo tasso virtuosistico. E poi ha iniziato queste collaborazioni, lui ha accompagnato Bruson, ha accompagnato la De Via, ha accompagnato la Teodosio. Queste immagini si riferiscono al concerto proprio in cui il club Amici della Lirica Cittadino conferì il premio Monteverdi a Dimitra Teodosio e Bruni accompagnava al pianoforte. Insomma, una grave perdita. Insomma, sì, per... una grave perdita che infatti ha lasciato sgomento il mondo musicale cittadino, e non solo, perché Bruni era veramente trasversalmente conosciuto. E allora venerdì, appunto, all'Auditorium della Camera di Commercio ci sarà questo concerto proprio dedicato alla memoria del maestro Bruni. Ricordiamo che, appunto, oltre al pianista Cristiano Paluan ci sarà anche il baritono Valentino Salvini, il tutto dalle 21. Musicisti che sono a Cremona, ma insomma un po' ovunque, chiamati spesso, no, a suonare anche in luoghi proprio non deputati, come può essere in questo caso la Camera di Commercio. Per fortuna, credo di poter dire, la Camera di Commercio ha una buona sonorità, o sbaglio? Sì, ha un'ottima acustica. Io ebbi occasione anche di suonare con un coro presso questa sala e ne ho un ottimo ricordo. Quando si suona in giro bisogna fare i conti anche con questo aspetto. Bisogna, no, fare i conti, prima col pianoforte, che è lo strumento che il pianista oggi non può portare con no, sé. No, non è agevole portarsi. Però Rubinstein diceva che i pianisti sono fortunati proprio perché non possono portare il pianoforte. Nel senso che non devono... Non devono traslocare mezza casa, insomma. Beh, indubbiamente, portarsi un contrabbasso è molto più... Sì. Beh, anche difficoltoso contrabbasso, forse con un flauto, una chitarra è più semplice. Certo. No, parte quindi primo lo strumento, sì, e poi... lo strumento, poi l'acustica è determinante, insomma. Per questo sono molto utili le prove fatte nella sala. Io non trascuro mai nessun dettaglio in questo senso. Accordatura dello strumento e prove proprio fatte in maniera meticolosa nella sala. Ecco, vedo che lei è attualmente docente alla Monteverdi a Cremona. Sì, mi occupo anche, tra tutte le mie varie attività, anche dell'insegnamento. Insegno qui in città da diversi anni e è una cosa che mi appassiona parecchio. E sono anche di ruolo a una cattedra di pianoforte presso la Scuola Media di Indirizzo Musicale Galmozzi di Crema. Insomma, una formazione musicale che in Italia sappiamo continua in qualche caso a zoppicare, però per fortuna nella zona di Cremona viene sostenuta. Viene sostenuta certamente, però c'è tanto interesse anche da parte dei giovani. Ah. Questo lo si può notare anche nei vari concorsi che vengono fatti proprio per le medie di indirizzo musicale, concorsi specifici musicali dove c'è la possibilità di far partecipare i ragazzi che colgono l'occasione per mostrarsi, insomma, al pubblico. Benissimo, dobbiamo quasi salutarci. Roberto, vogliamo ricordare l'appuntamento di questa sera alle 20:30 con Casta Diva, che torna. Sì, credo sia una puntata doppiamente interessante perché è dedicata alla Serva Padrona di Pergolesi come opera, che è stata un po' l'archetipo dell'opera buffa settecentesca, dalla cui poi hanno tratto origine tutte le opere rossiniane, donizettiane, cioè tutto il grande filone dell'opera comica. E però è improntata anche su Goldoni, che è stato le cui commedie hanno fatto anche dal libretto a molte opere musicali settecentesche, che nel 1723 fece tappa a Cremona su un viaggio sul Burchiello da Venezia a Pavia, e fu ospite di una cascina storica non meglio identificata, dove lui racconta poi nei suoi diari c'erano suoni e balli, per cui noi siamo stati in una delle più belle cascine storiche del cremonese, la Farisengo, per far vedere quanto siano belli questi luoghi, partendo proprio citando questo precedente storico di Goldoni, che credo non sia nemmeno molto conosciuto ai più, per cui penso sia una puntata in questo senso
da non perdere questa sera alle 20.30 su Cremona 1. 20.30 a Casa Diva con Roberto Codazzi, allora qui su Cremona 1 ringraziamo Roberto naturalmente e ringraziamo anche il maestro Cristiano Paluan, l'appuntamento con lui all'auditorium della Camera di Commercio venerdì sera a partire dalle 21. Dobbiamo chiudere. Dobbiamo chiudere, ma io voglio ricordare anche l'appuntamento di questa sera alle 21 con Gancio Cielo, la trasmissione condotta da Giacomo Iacomino e dedicata al basket e in particolare naturalmente alla Vanoli Cremona. Grazie per averci seguito anche oggi, ci rivediamo domani a mezzogiorno. Ciao a tutti.